Ben ritrovati. Lo sapevate che nonostante tutte le proprietà benefiche dell'ananas c'è qualcosa che è controindicato, soprattutto a chi assume farmaci anticoagulanti come il Coumadin o l'aspirinetta e anche erbe con azione simile come aglio. Ma ne parliamo subito dopo la sigla. Ben ritrovata, è un piacere averla come nostra ospite, la dottoressa biologa nutrizionista Francesca Finelli. Grazie. Grazie per la sua presenza. Oggi parleremo di un frutto molto particolare che ha tanti benefici, ma come già abbiamo annunciato ci sono anche delle controindicazioni. Parliamo subito dell'ananas, che tipo di frutto è? Bene, l'ananas è uno squisito ingrediente del benessere, mi piace sempre ricordarlo ed inserirlo anche in tante piccole raccomandazioni che do ai miei pazienti. È un frutto del Sud America. Noi siamo abituati a consumarlo spesso alla fine dei nostri pasti, ma c'è da dire che i benefici di questo straordinario frutto sono davvero tanti. Innanzitutto legati alla nostra digestione, quindi aiutano e facilitano tutti i processi digestivi e poi non dobbiamo dimenticare l'azione, la grandissima azione antinfiammatoria che ha appunto questo frutto. Ha anche proprietà diuretiche? Sì, assolutamente, tra le insomma gli ingredienti del benessere si ricorda appunto quelli di avere un'azione diuretica, quindi facilita la diuresi, è indicato anche per i processi appunto legati alla ritenzione idrica e quindi di conseguenza facilita tutti quei processi di diuresi, quindi anche legati agli organi muntori, non lo dimentichiamo, quindi alla depurazione epatica, alla pulizia intestinale, quindi ha delle straordinarie capacità appunto di portare beneficio al nostro corpo. Quindi può combattere anche la cellulite? Assolutamente sì, lo ricordiamo appunto che tra le cause della formazione del pannicolo adiposo, quindi chiamata comunemente cellulite, c'è anche appunto la ritenzione idrica. Quindi l'azione anche topica, non solo legata appunto anche all'assunzione di questo ingrediente che noi possiamo assumere sotto forma di frullato, di alimento anche mangiato appunto come semplice frutta, può beneficiare il nostro corpo e portare benefici quindi anche a livello topico, quindi per la ritenzione idrica e quindi per la cellulite. Anche proprietà antiossidanti? Assolutamente sì, si ricordano le sue proprietà antiossidanti legate appunto alla presenza anche dei polifenoli presenti, appunto questa grandissima categoria di antiossidanti che abbiamo, che favoriscono appunto quella che è il beneficio contro i radicali liberi, quindi l'invecchiamento della pelle. Assolutamente, quindi l'anti-age, invecchiamento appunto cutaneo e non solo, anche quello proprio l'invecchiamento cellulare, quindi un ulteriore beneficio ecco legato al benessere a 360 gradi. Quindi un frutto tutto da scoprire perché ha anche proprietà antitrombotiche ed antisclerotica. Esatto, sì, assolutamente, è indicato anche per chi ha problematiche appunto legate alla cattiva vascolarizzazione, appunto ecco perché anche per nel processo legato alla cellulite ritroviamo un beneficio collegato anche alla vascolarizzazione appunto e quindi al maggiore filtraggio di quelli che sono i liquidi e quindi una maggiore benessere anche delle nostre articolazioni. Dottoressa, mi conferma che l'ananas ha proprietà antitumorale? Sì, beh, la ricerca sta andando avanti da questo punto di vista, però possiamo dire che appunto la sua azione funge appunto da antinfiammatorio, può stimolare tutte quelle che sono i processi cancerogenesi. Ovviamente la ricerca da questo punto di vista deve portare insomma altri sviluppi e quindi insomma ci auguriamo che ci siano dei riscontri ancora più insomma attuali per poter identificare questo frutto tra i come mi parlava lei appunto di ricerche, recenti studi affermano che la bromelina sarebbe in grado di prevenire la formazione di cellule cancerogene. Assolutamente, l'azione è sempre antinfiammatoria, quindi tutti i processi legati appunto alla cascata infiammatoria con l'azione della bromelina possono contrastare tutto quello che è una formazione cancerogenica, però tutto ovviamente è da affidare alla ricerca. A che punto è la ricerca?
Beh, noi ci auguriamo sempre che possa fare dei passi giganti in avanti per portare appunto quella integrazione fitoterapica che possa coadiuvare la nostra, il nostro intervento ovviamente più tradizionale a quello che è l'interazione fitoterapica, quindi di benessere correlato ai nostri ingredienti della salute. Ecco, passiamo a una domanda interessante un po' per tutti, per chi ci segue da casa. Proprietà dimagranti, la nota dolente di chi vuole dimagrire. Chiariamo un attimino. Beh, anche questo. L'ananas, si sa, è utilizzato appunto nei protocolli, specialmente io lo consiglio in diete ovviamente equilibrate, ipocaloriche indubbiamente, però sempre equilibrate e bilanciate. Detto ciò, mi fa piacere sfatare un poco i miti che ci sono sulle certo. diete legate all'ananas o a tutto quello che può essere, insomma, un po' la cultura più commerciale delle diete. Innanzitutto bisogna sempre affidarsi allo specialista della salute che ha gli strumenti per accompagnare il paziente verso un processo di cambiamento e di dimagrimento, ma l'ananas l'effetto ovviamente è legato a tutti i principi che abbiamo prima citato, in modo ovviamente più marcato è legato a tutto quello che è il processo di disintossicazione che ha l'ananas, quindi pulizia epatica appunto come abbiamo detto, pulizia intestinale, coadiuvante verso i nostri organi ovviamente e emuntori. Ecco, tutto senza esagerare, perché dottoressa è impossibile effettuare una dieta 7 giorni su 7 mangiando soltanto ananas, perché comunque contiene zucchero. Esattamente, assolutamente. Stimola il metabolismo, ma sempre. Assolutamente, lo ricordiamo, 100 grammi contengono circa 42 kcal, quindi non bisogna ovviamente estremizzare sempre gli interventi, ma tutto in un equilibrio. Quindi, ovviamente ananas l'ho mangiata al giorno volendo? Beh, le indicazioni, non ci sono indicazioni precise sulla quantità da assumere, però ovviamente noi quando parliamo di integrazione e di assunzione del frutto indichiamo sempre dalle due, massimo due fettine insomma di ovviamente prodotto alimentare, che voglio sempre ricordare possiamo anche integrarlo sotto forma di un frullato, di buoni centrifugati, certo. quindi assolutamente possono coadiuvare anche la nostra idratazione che va sempre bilanciata nell'arco dell'intera giornata. Anche proprietà ipotensive. Sì, anche aiuta assolutamente appunto perché stimola la diuresi, a favorire la vascolarizzazione, quindi ad abbassare tutti quei processi legati appunto all'aumento di pressione arteriosa. Ad anche proprietà decongestionanti? Sì, appunto per come azione antinfiammatoria aiuta negli stati ecco, di raffreddamento, quindi decongestionante delle nostre vie veramente orofaringee, quindi aiuta al benessere anche appunto respiratorio. Ecco, alcuni studi dicono che è soprattutto indicata anche per problemi di riniti. Sì, assolutamente, per tutte quelle sensibilità legate appunto agli stati anche pensiamo, non so, alle allergie, alle problematiche legate ai cambi di stagione, può essere assolutamente un coadiuvante per la salute. Quindi come dicevamo prima, un frutto a 360 gradi, perché non finisce qui. Proprietà anche immunomodulante, ovvero la bromelina modula la risposta immunitaria. Immunitaria, assolutamente, interagisce con tutti quei processi antinfiammatori che abbiamo già citato prima, quindi di conseguenza aiuta a modulare la risposta immunitaria. Il consiglio è appunto nei periodi anche nei cambi di stagione favorire l'assunzione del frutto nelle fasi appunto nei cambi di stagione per aumentare le nostre difese immunitarie. Quindi cioè, assolutamente conferma l'ingrediente della salute. Dottoressa, può risolvere anche problemi legati al colesterolo? Sì, assolutamente un buon coadiuvante per le problematiche dismetaboliche, lo ricordiamo tra i processi dismetabolici c'è anche l'aumento del colesterolo, quindi coadiuva appunto quelle che è invece il carico del colesterolo buono che deve essere assolutamente bilanciato con la nostra alimentazione, specialmente quando si hanno problematiche legate appunto all'ipercolesterolemia. All'interno dell'ananas troviamo anche una grande risorsa di vitamina C. Sì, anche tra la bromelina ritroviamo, ecco perché appunto è un frutto ricco non soltanto appunto di sali minerali ma vitamine. Tra le vitamine ricordiamo appunto la vitamina C, acido ascorbico legato appunto a rafforzare le nostre difese immunitarie e a soddisfare quelli che sono ovviamente i fabbisogni del vitaminici che dobbiamo assolutamente bilanciare con la nostra alimentazione. Ecco, quindi dottoressa, abbiamo visto veramente tantissimi benefici di questo frutto molto particolare e molto
molto trovato sulle nostre tavole, soprattutto anche durante il periodo di Natale, ma abbiamo delle controindicazioni, anche questo dobbiamo dire. Perché controindicato a chi assume farmaci anticoagulanti? Beh, appunto, lo abbiamo detto, l'azione dei farmaci anticoagulanti viene anche, come dire, per chi assume questa categoria di farmaci viene sconsigliata l'azione appunto alimentare dell'ananas, ma non solo in questo caso, mi piace ricordare anche l'azione appunto di fitoterapico alimentare anche dell'aglio, ginkgo biloba, appunto come abbiamo anche citato prima, quindi attenzione a queste piccole interazioni che con gli alimenti a volte si sommano senza farci caso, quindi è assolutamente sconsigliato. Certo, quindi comunque farsi consigliare da una nutrizionista, non usare in maniera eccessiva, l'ananas è un frutto che fa bene, ma senza esagerare, senza pensare di poter effettuare una dieta 7 giorni su 7 con l'ananas. Assolutamente, sfatiamo questo mito. Grazie a voi, Francesca Finelli, grazie.